Domenica 14 aprile 1991 su Repubblica, nella pagina della cultura, era dedicato a Mario Soldati un servizio dal titolo Mario l'incantatore. E direi che questa definizione è quella che può rappresentare la personalità così polivalente e ricca di Mario Soldati, che nell'arco di un'attività come scrittore e come regista, che dura ormai da più di 60 anni, è stato uno scrittore importante, un regista importante e un personaggio importante nella cultura e nella società italiana di oggi. La sua vita è lunga, è cominciata a Torino nel 1906 da una famiglia della buona borghesia torinese. E la prima domanda che faccio a Mario è: com'era la tua famiglia? Qual era il rapporto che avevi con tuo papà, tua mamma e con il nonno materno, Giuseppe Bargilli? È una domanda che mi travolge e non so da che parte cominciare, da che parte finire. La mia famiglia concerne i primi 20 anni della mia vita. Sono 20 anni passati a Torino, sì, andavo però d'estate, si andava sempre poi. Prima una volta si faceva in montagna e poi dopo al mare, prima al mare in Liguria, poi al mare a Viareggio, poi di nuovo al mare in Liguria e poi alla fine, cioè quando io avevo già 14, 15, quando avevo già, ero già già entravo all'università, cioè mi ricordo che siamo tornati dal mare ai monti quando io ho fatto l'esame di, come si dice, la chiama? Di maturità. Di maturità, che ho studiato a Bardonecchia, per parlarmi con un amico da Bardonecchia. Quindi poi dopo è stato sempre la Val di Susa, Val di Susa e poi terzo e quarto anno sono partito per l'America. Ma dalla giovinezza, quando ero ragazzo, venivamo in Liguria e poi a Viareggio e poi di nuovo in Liguria. Il rapporto con tua mamma com'è stato? Il rapporto con mia madre è stato, devo dirlo sinceramente, è stato drammatico e direi forse anche tragico, insomma. Mia madre era una donna straordinaria, molto intelligente, era di figlia, papà era toscano e la madre era piemontese. E la famiglia era questa, e poi invece mio padre era torinese, completamente torinese, ma educato in Francia. Mio padre la lingua di mio padre era il francese, perché aveva fatto tutta la scuola in Francia, però è venuto in Italia quando ha dovuto fare il militare, perché sì, era nato a Lione, aveva vissuto a Lione, sapeva soltanto il francese, però ha voluto essere italiano. Lui e lo stesso i suoi due fratelli, il nonno mio, era andato in Francia e aveva lavorato e lavorava in Francia il nonno. E questa cosa è stata contraria, invece la famiglia di mia madre era piemontese da parte di madre e toscana, il padre era toscano. E questa varietà di cose, con la Francia, la Toscana, e poi c'è anche il fatto che dalla parte di mia madre erano tutti militari, tutti assolutamente, e mio nonno materno Giuseppe Bargilli, la mia nonna materna, cioè la moglie di Giuseppe Bargilli, era una corvetto e il generale corvetto era comandante di corpo d'armata, non è, perché il nome corvetto è un nome genovese, ma era di Alessandria. E era cattolico, poi sa che
l'esercito italiano fino a un secolo fa, era diviso tra i cattolici e i massoni. Metà erano massoni, metà erano cattolici. I miei erano cattolici, capisci, tutti, moltissimo. E questo mio bisnonno era, come detto, comandante del corpo d'armata e poi è stato sottosegretario alla guerra, come adesso si dice la difesa, ma allora era sottosegretario alla guerra e senatore del regno. Sai che ogni volta allora il senato c'era una morta, era senatore a vita. E senatore molto molto cattolico, tanto è vero quello che tanto era molto piemontese, che è stata famosa una sua frase una volta in pieno senato, quando ha detto: perché noi non vogliamo pagare per l'Italia sudicia. questa è la questione, e aveva anche in parte le sue ragioni, ma insomma c'era l'unità che veniva per forza. E poi la grande cosa della vita che mi hanno raccontato mia nonna, le cose eccetera, era che questo nonno un giorno era stato insultato in pieno senato da, come si chiama quello, non mi ricordo cosa, il famoso spadaccino, Cavallotti, sì, che era uno poi dopo di Arona, sul lago Maggiore. E allora ha dovuto fare, dice, per forza bisogna fare il duello, perché non si può. Dice, allora c'era una frase della mia vita a cui fin da bambino non ho creduto. Dice, ma allora, questo succedeva a Roma, e le tre figlie, perché ha avuto tre figlie, una di questo generale, una la più vecchia è stata la madre di mia madre. Allora quando è stato dovuto fare lo scontro, adesso deve battersi per forza, perché bisogna fare. E allora il Santo Padre ha dato il permesso di fare il duello. Sì, il Santo Padre ha dato il permesso. Questa era la frase che si diceva. E mi pare che tutta la notte, alla sera, quando c'è stato questo duello, tutta la famiglia era così, perché erano tutti a Roma. E si è arrivato, si è ferito, ma non c'era niente, insomma, comunque. Ecco, dicevi che il legame con tua madre era drammatico, se non tragico, perché, in che senso? Perché mia madre anche era molto religiosa, e anche mio padre era religioso, eccetera, ma insomma c'è stata una grande diversità, insomma, era troppo. Mio padre dice che è nato a Lione, è vissuto sempre in Francia, è venuto a Torino, veniva ogni tanto d'estate, cose eccetera. Infatti ha conosciuto mia madre d'estate in campagna. Ma cosa vuol fare? Non c'è mai stato un accordo qui. Fin quando erano giovani, sì, direi, ma quando io ho cominciato a capire qualche cosa, cioè fino... Credo che le cose siano andate molto bene per mio padre e mia madre fino a che io ho avuto 6-7 anni, 8 anni. E quando ho cominciato da 8 anni, già da quello che mi ricordo, così non c'è stato d'accordo. E purtroppo a un certo momento c'è stata la separazione. Separazione, però mai, neppure pensato in quel momento da mio padre o da mia madre, non c'era assolutamente la cosa di fare un divorzio, questo era escluso il divorzio, ecco, questa è la cosa, finché a un certo momento mio padre si era messo, diciamo così, con una francese di Lione, del suo paese, con la quale viveva, e mia madre lo sapeva, ha aspettato la cosa, eccetera, e mio padre mi ha detto, avevo già un po' di età, ero già andato in America, avevo già 24, 25 anni, eccetera, io sono andato a trovarlo a Parigi tante volte, vivevo a Parigi, ha vissuto a Londra, poi è tornato a cosa,
e aveva perso qualche cosa. Lui era, parlava in seta, era del mercaglio, commerciante in seta, le cose eccetera, sembra in grande così eccetera, aveva guadagnato e aveva comprato un alloggetto a Nizza con questa sua amica che poi mi aveva presentato eccetera, e poi mi ha detto: guarda, quando io mancherò, quando lei, ma io lascerò tutto, io lascio tutto a lei con questa donna, questa signora, ma a patto che poi quando morirà lei deve lasciare tutto a te. Infatti così è stato, mi ha lasciato tutto, e se io ho questa casa dove sono adesso, questa è dovuto che quando è morta questa signora, io sono andato a Nizza, per un po' cosa facevo di questa cosa, ho venduto tutto e ho potuto dare i soldi e almeno e ho comprato questa cosa, metà di quello che ho pagato lo devo al conto di mio padre, no, questa signora anche a mio padre, insomma. Tu sei stato educato dai gesuiti a Torino per tanti anni e i gesuiti sono spesso protagonisti dei tuoi testi, c'è un famoso racconto, L'amico gesuita. Sì. E cosa voleva dire vivere in un collegio gesuita? Ma io ormai non sono mai stato in un collegio. Vivere al sociale, in una scuola. Ero esterno studio. Sono esterno. No, c'era anche il medio, quello che vanno tutto il giorno. Il pomeriggio. No, niente, io solo. Ma e come ha inciso sulla tua formazione? Beh, come sia, credo che chi legge i miei libri lo vede subito. C'è questa grande cosa, c'è la tentazione, c'è il male, insomma, il male, ma il male, essere il male, conoscere il male, amare il male, è necessario per conoscere il bene, certo. È la stessa cosa. Ma c'era qualche padre cioè che... Cioè è il contrario, quindi è la stessa, quindi è una relazione. La stessa. Ma c'era qualche padre che esercitava un particolare influsso? Sì, c'è stato un padre straordinario che mi ha molto influenzato nella vita, che era molto amico, era di Novara, non mi ricordo più il nome, ogni tanto mi ricordo il nome, un nome, qualcosa, no, ma questo era molto simpatico, era giovane, molto simpatico, e adesso parliamo di quando ero in liceo, e io gli volevo anche molto bene, lui mi ha preso in anche. A un certo momento mi ricordo sempre che ero già in liceo, seconda, terza liceo, seconda liceo credo, c'erano dei compagni che io avevo, che poi erano quelli della nobiltà o delle ricche, insomma, o delle persone ricche perché costava la cosa, eccetera. Erano avevano più o meno la mia età, ma sapevo che tutti ormai erano già uomini, insomma, andavano nelle case di speranza, tutti se ne parlava, cosa eccetera, che lo sentivo, e poi andavano a masturbarsi nei bagni della scuola, era un collegio, ma c'era collegio, ma i collegiali erano separati. E allora un giorno c'era un gruppo di due o tre di questi snob, anche così, già come si può dire, peccatori, insomma, e io li conoscevo, e questo padre no, Besozzi, un nome così, era sempre a parlare con loro, stava sempre con loro, e io ero come geloso. Stavo con i cattivi. Sì. E un giorno gli ho detto: ma perché fai questo, eccetera. Allora io mi ricordo anche il posto in un corridoio quando erano andati dati via già tutti, ed era il giorno di primavera, c'era il sole, delle cose, questo padre che mi ha tirato una cosa che me lo ricorderò tutta la vita, e mi ha insultato. Ma cosa credi? Perché io dicevo: perché tu vai con questi cattivi?
Ma cosa credi tu di essere quello, di andare tu in paradiso? E quelli andare, ma non capisci niente, non sai niente con la vita, quelli sono quelli. Tutto di vergogna di cose, eccetera, perché mi ha detto che dovevo amarli come gli altri, cose, eccetera. E questa cosa mi ha insegnato tutto. Non ho mai più dimenticato quell'urlo, quella cosa. Capito? Perché, capito? Che mi ha insultato perché io insultavo quelli, capisci? Sì, ti ha messo davanti le varie ambivalenze della realtà. Allora, tutta questa cosa si spiega bene con chi ha letto Gitt, ecco, Gitt, il cattolicesimo. Però è questo. Però la grande cosa di Sant'Ignazio, sì, è il peccato, ma è questo contatto col male, questa importanza del male, che in certo qual modo vuol dire anche quello del bene. È la stessa cosa, la stessa faccia del... No, una faccia, la faccia opposta, ma è questa, quindi... E tra l'altro... Io mi sono sempre innamorato del male, quindi, capisci? Questa è la questione. Innamorato del male. Sì, si innamora del male. A questo proposito anche... E quindi questa è la questione, questa. E quindi cosa succede? Innamorarsi del male vuol dire anche innamorarsi del bene, perché non si concepisce il bene se non si... è come dire, non si concepisce la notte se non si capisce il giorno. Non è il freddo se non c'è lo capisci cos'è il caldo. Ecco.